Ciao a tutti, benvenuti di nuovo sul nostro canale Metodo Easy Tennis Play. Oggi vi voglio far vedere come ci si sposta verso una pala laterale con il diritto. Allora, ho visto tanti che fanno questo. Arrivano sulla palla, tirano il diritto e fanno questo passo incrociato da dietro, cross behind step, no? Oppure arrivano sulla palla, ok, e tornano insieme con il colpo, ok? Quindi cosa bisogna fare per poter spostarsi bene sulla palla, colpire bene il diritto in corsa? La prima cosa che si deve fare è di fare quel passo incrociato davanti, crossover step, vado, fare questo, passo di recupero e tornare. Come allenare questo passo crossover step? Cioè come allenare il trasferimento del peso del corpo dalla destra sulla sinistra? Allora, la prima cosa che si deve fare, cercate di giocare il diritto in open stance con salto, con il salto, cioè di atterrare, di tirare in open stance, colpire in aria, saltare e atterrare sulla sinistra. Quindi la prima cosa che si deve fare, dovete fare questo, ok, di saltare, giocare in open il diritto, saltare e atterrare sulla gamba sinistra. Per abituarvi dovete provare a rimanere in equilibrio finché la palla non tocca dall'altra parte per terra, o dipende dove tirate, o la rete o il campo o addirittura il telone che sta dietro. Quindi vado, questo anche sul posto, soprattutto sul posto, per abituarvi a saltare andando verso la palla. Quindi non devo saltare così, che ci sono tanti che fanno questo, atterrano sulla stessa gamba, sulla gamba dominante. Invece quando si fa il diritto con il salto verso la palla, si atterra in automatico sulla gamba non dominante, questo e questo. Quindi cercate di rimanere così finché la palla non tocca per terra dall'altra parte. Una volta che vi siete abituati a rimanere in equilibrio dopo il salto, quindi atterrando sulla gamba non dominante, provate ad andare in avanti su ogni palla, un pochettino più avanti, la palla d'attacco semmai, ma anche quella un po' più vicino alla riga di fondo. Andate avanti e fate la stessa cosa. Vado, destra, gamba dominante, colpisco e rimango così per un attimo, ok? Quindi questo si potrebbe fare meglio in fase di palleggio con qualche amico. Quindi su ogni diritto che fate, provate a tirare in open stance atterrando sulla gamba non dominante. Quindi palleggerete, su ogni diritto atterrate sulla sinistra rimanendo in equilibrio finché la palla non tocca dall'altra parte. Una volta abituati anche con questo, cercate di farlo spesso verso la palla andando in avanti, soprattutto quando dovete attaccare, quindi dovete correre, quindi c'è inerzia. Correte, 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 gamba dominante e atterro sulla gamba non dominante. Dopo tutto questo, diciamo, siete quasi pronti per fare questo diritto in allungamento, tra virgolette, quindi vi dovete spostare lateralmente e dovete fare questi passi. Ruoto, corro, questo e questo. E poi questo l'ultimo passo con la gamba dominante mi aiuta a tornare velocemente indietro. Però quando andate verso la palla, fermatevi tra virgolette, poggiatevi sulla destra sulla gamba dominante prima di colpire per poter saltare, e simulate sempre, anzi fate proprio un salto verso la palla. Vado, ok, senza voler poi tornare indietro, che poi vi verrà in automatico man mano che giocate, perché
per inerzia dovete tornare indietro perché state fuori dal campo. Quindi se la palla è laterale vado destra, guardate, io neanche ho ruotato il tronco ma la palla è andata sempre dritta, ok? Con una palla che non ha peso, quindi me la sono lanciata io. Figuriamoci su una palla che sta arrivando, che ha peso, che ci aiuta un pochettino di più. Ricordatevi sempre di atterrare sulla gamba non dominante, che giocate in open sul posto o in neutral sul posto, oppure quando si deve spostare, quando vi spostate lateralmente oppure in avanti. Quindi in questi due casi dovete giocare in open stance, quindi sulla gamba dominante, saltando, atterrando sulla gamba non dominante. Quindi per me che gioco con la destra, destra e atterro sulla sinistra. Con l'ultimo, mentre faccio l'ultimo passo, mi devo già girare. Vi faccio vedere. Me la lancio, quindi arriverò in open, farò il salto verso la palla, ok? Dopodiché guardate l'ultimo passo, che mentre faccio l'ultimo passo sulla gamba dominante, ruoto già il tronco per poter ripartire, ritornare al centro. Vado. Grazie per la vostra attenzione, spero che questo video vi sia utile. Se non avete già fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube, Metodo Easy Tennis Play, attivate il campanello e mettete mi piace a questo video se vi è piaciuto. Grazie, ci vediamo al prossimo video, ciao!